Nel 1870 o giù di lì, un signore inventò il fonografo. Il fonografo non era altro che un disco di plastica con una puntina rovente pilotata nel suo movimento da un elettrocalamita che si appoggiava su questo disco. Io con un microfono o con un'orchestra suonavo, mandavo questo segnale a questa elettrocalamita su questa puntina rovente che sul disco creava un microsulco. Questo microsulco era praticamente un sulco che aveva praticamente delle variazioni in base alla musica che io mandavo. Così nacque il primo fonografo, no? Il famoso il grammofono, il fonografo, eccetera, eccetera, eccetera. E che cosa è successo nel corso degli anni? Nel corso degli anni si è raffinato un po' questa tecnica, ma purtroppo la qualità dei dati registrati su questo disco era scadente. Allora c'è stata una corsa a raffinare e a inventarsi delle tecnologie che potessero archiviare più dati per avere una qualità musicale migliore. Il passo successivo fu la registrazione con le cassette. Ve le ricordate le cassette stereo 8, stereo 4? E poi cominciarono il VHS, Super VHS per il video, audio video. E come funzionavano queste cassette? Anziché di utilizzare un disco, si utilizzava un nastro. Questo nastro aveva uno strato di materiale ferroso che praticamente passava davanti a una testina, che era un avvolgimento, una sorta di elettrocalamita, che quando in fase di registrazione veniva eccitata dalla musica dell'orchestra, no? Parlando sempre di orchestra, parliamo di questo suono, veniva eccitata dalla differenza di potenziale tradotta da questi microfoni che entrava in questa testina e andava a magnetizzare a pezzi parte di questo nastro. Per cui noi in macchina, a casa, avevamo il lettore che c'era questa testina sulla quale passava questo nastro e faceva il processo inverso, se vogliamo, cioè il nastro che era magnetizzato in un certo punto, passando davanti alla testina, creava una differenza di potenziale ai capi dell'avvolgimento di questa testina e quindi andava l'amplificatore e noi potevamo riascoltare la musica. In questo modo abbiamo avuto un piccolo incremento della qualità, ma non era ancora sufficiente per le nostre orecchie, no? Cioè non avevamo proprio una qualità perfetta. C'era il fruscio dovuto all'attrito del nastro sulla testina, c'erano tanti fattori che comunque non erano qualitativamente accettabili. Se non che si è ritornato al passaggio indietro, cioè si è fatto un passo indietro, ma con tecnologia un po' più avanzata. E sto parlando del CD, il compact disc. Il compact disc era io apro e chiudo una parentesi, ovviamente prima di passare al compact disc sono passati molti anni e in questi anni questa tecnologia della testina del magnetismo fu utilizzata anche per i famosi floppy disk del computer. I primi computer tipo lo ZX80, l'81, lo Spectrum della Sinclair, oppure il Commodore 64, il Texas Instruments T99/4A e tutti gli altri della Acorn e tutti gli altri computer degli anni 80 utilizzavano questo sistema, cioè registravano questi suoni su questi nastri per poi riprenderli, reinterpretarli e caricare i programmi. Con l'avvento del CD si è fatto una sorta di passo indietro, ma un passo indietro molto più tecnologico e preciso. Cioè, hanno preso un pezzo di plastica che era il CD, ci hanno messo un film
una specie di strato sopra, e con un laser, mentre il CD girava e arrivava la musica, questo laser bucava questo CD nelle parti dove interessava, appunto, dove era in qualche modo eccitato per bucare. I lettori di CD che cosa facevano? Avevano un laser molto meno potente sotto che emetteva questa luce. Sopra c'era un ricevitore, una fotocellula che praticamente quando vedeva il buco il laser usciva e la fotocellula prendeva il segnale. Quando il buco non c'era, il laser non poteva passare, oltrepassare il CD, quindi la fotocellula non leggeva. Girando questo CD, questa fotocellula si muoveva, questo laser si muoveva e andava a leggere la sequenza di questi buchi, ok? Buchi o non buchi. Con questo sistema noi siamo arrivati a una lettura di un flusso dati molto molto più consistente, perché il CD girava velocemente, il laser era molto più preciso e riusciva a fare dei buchetti più piccoli rispetto sia ai microsulchi dei vecchi vinili di plastica fatti con la puntina e rispetto anche a quelli che erano i nastri, no? I nastri magnetici che venivano magnetizzati. Questo segnale veniva convertito digitalmente in musica e abbiamo avuto un exploit di qualità. Ma se andiamo a vedere dai primi fonografi fino ai compact disc di oggi, c'è stato un piccolissimo incremento di qualità. Perché sullo spazio di un CD e sullo spazio di un vecchio disco c'è una differenza tipo da 1 a 10, cioè su un CD mettiamo 10 canzoni. Su un vecchio disco ne mettiamo una, massimo due, ma non è che ci sia stato un grosso passo. Certo, il passo c'è stato. Nel frattempo anche i computer che sono andati avanti hanno contribuito alla compressione. Ci sono due tipi di compressione, cioè questi dati venivano registrati con un algoritmo e venivano compressi sui CD in modo tale da essere poi scompattati in tempo reale per avere più dati possibili, quindi la compressione, il famoso MP3. Grazie ai processori sempre più potenti siamo riusciti a scompattare questi dati e questa tecnologia, in bene o male, ha fatto dei piccoli progressi. Ma perché sto facendo questo video? Sto facendo questo video perché l'idea nasce da un'archiviazione non meccanica, da un'archiviazione non elettromagnetica, fatta appunto dalle cassette, con le cassette, eccetera, che anche queste cassette, nacquero queste cassette VHS, insomma, queste anche videocassette che registravano sia audio che video. Però quello che dico io è che esiste una tecnologia che secondo me rivoluzionerà. Se qui sta il disco, qui sta l'elettromagnetismo, cioè la cassetta, e qui sta il CD. Ovviamente quello che dico io sta proprio qui, cioè non ha proprio niente a che fare. Anche gli hard disk dei computer, per esempio, registrano in modalità magnetica, cioè come le cassette. Gli hard disk, i normali hard disk meccanici, registrano come le cassette. Quello che dico io è di trovare in qualche modo la soluzione per una registrazione chimica. Direte voi, ma come registrazione chimica? Chimica. Questo è chiaro che mi è venuto in mente per quanto riguarda il DNA. Il DNA è una molecola chimica formata da una serie di acidi che vengono combinati come dei mattoncini, no? Questi acidi. Una molecola estremamente piccola. In pratica, una molecola di DNA potrebbe archiviare miliardi e miliardi di informazioni.
soltanto con tre o quattro acidi che vengono combinati in sequenza. Cioè noi possiamo registrare tutto l'archivio delle canzoni fatte dall'inizio dei tempi fino a oggi in una molecola di DNA. Ma non solo le canzoni, anche le informazioni. Cioè, per contenere tutto il sapere del mondo, della nostra specie, basterebbe una goccia di DNA. Lì potremmo avere tutto il nostro sapere. Perché? Perché la chimica è molto piccola. E riesce a immagazzinare informazioni in un filo di DNA. Riusciamo a immagazzinare delle informazioni, ma tante di quelle informazioni che neanche possiamo immaginare. E quindi io credo che gli scienziati, anziché ripensare allo spazio, tipo la NASA, anziché ripensare a tutte queste cose, dovrebbero pensare al benessere collettivo. E a creare questo tipo di tecnologia, questa è la scienza, perché io vi ricordo, io non sono antiscienza, io sono antiscientista, cioè io gli scientisti non li sopporto, la scienza che non porta a nulla, ci vogliono le idee, fate ricerche sulla registrazione, sullo storage, sulla registrazione chimica. È importante perché adesso un'azienda come Google, per esempio, che va in giro a cercare informazioni per poi creare il motore di ricerca, no? Il Google è il motore di ricerca, ha registrati tutti questi dati, sono registrati su degli hard disk meccanici, che non sono altro che dei dischi con un materiale ferrico, ok? Con delle testine che vanno a registrare in modo elettromagnetico, come le vecchie cassette. Invece, creando una tecnologia chimica, si potrebbe prendere Google, che sono migliaia e migliaia di PC con migliaia e migliaia di hard disk, e farlo diventare come un orologio. Cioè, un orologio potrebbe contenere tutto il sapere del mondo, un telefono potrebbe avere una memoria che è il sapere del mondo perché dentro ha un'unità di storaggio chimica. Questa è l'idea fondamentale. Poi, ovviamente, bisogna cercare di risolvere i problemi tecnici per creare questa cosa. Come registro questa serie di acidi che vengono combinati in sequenza e soprattutto come li vado a rileggere? Questo è il problema. Ma se andiamo ad affondare un po' per assurdo le cose, immaginate di avere una macchina del tempo, andare indietro di 100 anni, e dire a quello che ha inventato il fonografo: senti, tu stai a inventare il fonografo, ok? Questa cosa che gira su sto disco di plastica. Ma se tu già il disco di plastica lo fai girare più velocemente, eccetera, oppure registri, cioè, c'era già questa roba, c'era già 100 anni fa. Bastava l'idea e poi cercare di svilupparlo. Oppure prendi un pezzo che ne so, un disco di ferrite e registraci con un avvolgimento. Era fattibile anche 100 anni fa. Quindi la tecnologia per arrivare oltre già era presente 100 anni fa. Non so se sono stato chiaro. Oggi come oggi, se riescono a vedere le sequenze di un DNA, è chiaro che possono leggerlo il DNA. Quindi se possono leggerlo, suppongo che possono anche scriverlo. Allora, perché si stanno ostinando anche con gli hard disk elettronici a registrare in modalità elettromagnetica quando possono avere la soluzione di un'infinita archiviazione in una molecola chimica? Quindi,
Io credo che il futuro della registrazione, dello storage, dell'archiviazione, per dirvela in breve, deve essere per forza chimica. È chimica, perché la chimica ci consente di registrare miliardi e miliardi di informazioni in una molecola. Quindi speriamo che la chimica si faccia spazio, perché la chimica in questo settore può servire sicuramente a migliorare le vite di tutti noi. Sapere che Plutone o Nettuno o a milioni di anni luce ci stanno delle costellazioni che non potremmo mai raggiungere, ok? Non potremmo mai raggiungere perché siamo troppo lontani, siamo confinati in questo spazio. Sono soldi, secondo me, buttati. Prendete sti soldi, cara NASA. Prendi sti soldi e anziché andare nello spazio, nello spizio, prendi sti soldi e buttali sulle cose che cambiano veramente il modo di vivere delle persone, dell'umanità. Fate qualcosa per l'umanità. Questo è il mio concetto, perché qualcuno mi ha detto, ma tu sei contro la scienza. No, no, io non sono contro la scienza. Non dimenticate che io vengo dall'elettronica, ho fatto elettronica digitale, ho fatto programmazione, programma in quattro linguaggi e quindi non sono contro la scienza, contro l'elettronica, contro l'informatica, anzi, sono un elettronico, un informatico che comunque, tra l'altro, sono anche una persona pensante, un inventore, ho inventato tante cosette che poi mi sono state, tra virgolette, prese, diciamo così, perché dopo 10 anni me le sono riviste sui mercati del mondo. Vabbè, comunque, è chiaro che forse non sono stato l'unico a pensare a queste idee. Questa è un'altra idea che mi era venuta, l'archiviazione chimica, secondo spettro. Forse qualcuno già ci sta pensando, come è giusto che sia, però io chiedo a questi scientisti, ma anziché di pensare alle stronzate, perché non pensate al bene della vita quotidiana delle persone? Queste invenzioni hanno cambiato il nostro modo di vivere. Il fatto di andare sulla Luna, su Marte o su Venere o a miliardi di anni luce e vedere i mondi che sono pieni di UFO, a noi non ci fa né caldo né freddo. Saluti e baci.